Per l'intervista del prof. Fernando, oggi ci troviamo nuovamente con Martine Brochard, attrice, ballerina, scrittrice. Allora, con Martine, eccola qua. Buongiorno Martine, come va? Se mi lascia un po' di posto la mia gatta va bene. Ah, c'hai l'assistente come sempre, no? La tua amicetta. La tua amicetta, la tua guardia del corpo. Allora, con Martine ci siamo visti ultimamente parecchie volte e l'anno scorso l'ho premiata alla carriera cinematografica perché lei è un'attrice franco-italiana che da molti anni risiede in Italia e ha lavorato a tantissimi film, però lei oltre a fare l'attrice ha fatto la ballerina e ha scritto alcuni libri, tra i quali Esatto. I miracoli esistono solo per quelli che ci credono. E poi delle fiabe. Tante fiabe, questo è Armando Curso, l'editore, mi ha fatto un libro bellissimo perché ha messo il primo, il secondo e il terzo libro insieme, con cioè, un libro pratico per di più, veramente pratico per i bambini. Questo l'ha fatto benissimo, i disegni sono bellissimi e questa gallina blu sono io dentro di me, io lo so. E mi piace tanto perché la prima favola è quella che racconta la vita di questa gallina blu che finisce in cielo perché ride troppo e da lì racconta tutte le favole ai bambini del mondo. Ah, È che... un libro infinito, capito? Potrei continuarlo a scrivere e scrivere. scrivere, potresti continuare a scriverlo in eterno, diciamo. Esatto, in eterno, hai trovato la parola giusta perché è la storia di questa che racconta con i suoi bambini, sono sette bambini, c'è un marito, il gallo rosso, dunque hanno la loro vita nel cielo come noi viviamo e da lì racconta tutte le favole ai bambini, ma prima i bambini devono indovinare un indovinello, si accettano questo indovinello, lo capiscono. Possono leggere la favola. Ah, c'è anche un indovinello allora, da scoprire. Sì, l'indovinello, perché ho visto che piace molto ai bambini, magari anche a casa, a scuola, uno dice c'è l'indovinello, allora rispondi, ah ok, possiamo leggere la favola. È come un gioco, È come un capito? Un gioco, ho gioco dentro capito. un libro. Senti, questo è appena stato stampato questo libro, mi confermi, no? Sì, appena stampato, sì, mi arriva proprio ieri, l'ho toccato, è vivo, è arrivato ieri. E allora io Quindi sono il insomma primo, allora io sono il primo a parlarne con te. sì, sei proprio il primo, lo puoi trovare sul sito di Armando Curso, su Risfolia, e lo puoi ordinare nelle librerie, se non li trovi lo ordinano loro e te lo fanno arrivare. Allora grazie per questa possibilità che mi hai dato di essere il primo della serie, diciamo, no? Di una lunga serie di Ma interviste. siamo amici, mi fa piacere. Senti Martin, ma di questa favola, diciamo, ti piacerebbe farcene anche dei cartoni animati? Certo che mi piacerebbe, questo sarebbe anche giusto, però sono tante favole, ma magari, sì, io sono d'accordo. Hai interpellato già qualche editore oppure qualcuno del cinema? No. È una cosa che è arrivata ieri, il libro è fatto, finalmente ce l'ho in mano. No, ma tutte le possibilità sono Sono aperte, aperte, assolutamente. sono aperte. Allora speriamo di vederne anche dei cartoni animati, così. Speriamo, perché no? Speriamo, sì, speriamo, va bene. Mi Ok. piacerebbe fare il primo, perché io sto veramente bene con i bambini, li capisco, anche perché io sono come loro. Ormai, io lo so, infatti a me come regali quelli che mi conoscono mi comprano i sticker per farmi piacere, dove sono proprio come i bambini io. Beh, poi diciamo a una certa età diventiamo tutti un po' bambini, ritorniamo un po' bambini, no? Ma non lo so, tutti no, ho visto, però io sì, sono ritornata bambini e le persone che amano le favole, anche loro sono quelli che ritornano bambini, che sono felici delle piccole cose
parte della vita, capito? E allora questo non è un libro solo per i bambini, ma è un libro per tutti. Beh, qualche favola io le ho lette a teatro, mi ricordo con i grandi e è andato benissimo anche con i grandi, devo dire. Abbiamo tutti bisogno di sognare, perché senza il sogno veramente l'uomo non esiste. Esatto, hai detto bene, abbiamo tutti bisogno di sognare, come nel cinema che è un'altra arte dove si sogna, no? Quindi tu abbini sia la scrittura che è il cinema, diciamo, nella tua arte. Ok, allora Martina, è stato un piacere risentirci, spero di rivederci presto dopo questa pandemia, perché purtroppo siamo stati parecchi mesi isolati e quindi la prossima volta che ci incontreremo parleremo di più, diciamo, sia del libro che delle altre tue attività. Ti ringrazio tanto, ti do un buon weekend e ci sentiamo alla prossima. Va Adesso ti faccio un finale da gallina, va bene? benissimo, vai, vai. Ciao, ciao, in bocca al lupo per questo nuovo libro. Ciao, ci vediamo alla prossima. D'accordo, ciao, Ciao! grazie. Ciao.